Stasera parliamo delle DRC, Digital Concorrent. Le domande sono tre ovviamente spontanee. Cos'è il Digital Concorrent? A che cosa serve? E come funziona? Risponderò brevemente a queste tre domande. Il Digital Concorrent è un correttore acustico ambientale, il che vuol dire che farà in modo che l'idrazione casa ambiente sia modificata opportunamente per migliorarla. Che cos'è? È un correttore ambientale elettronico, non fisico e in campo digitale. Come funziona? Lo vedremo. Allora, la seconda domanda è quella fondamentale. Cosa fa il DRC? Il DRC modifica, equilibra l'emissione fra le casse e l'ambiente. È noto che una cassa in ambiente ha dei problemi, lo sappiamo tutti. Che cosa succede? Una cassa in ambiente emette il suono, noi sentiamo un suono diretto, più sentiamo il suono che la cassa emette verso le pareti, che verrà riflesso verso di noi. Quindi sentiremo due suoni, il suono della cassa diretto e quello delle pareti. Il suono delle pareti arriva in fase o in controfase, e se in fase avremo un'esaltazione a una certa frequenza, tipica della cassa, tipica della stanza e tipica della cassa, se arriva in controfase avremo un muto. Questo è il problema, è questo. Per risolvere ci sono solo due modi: o intervengo sulla struttura, oppure scelgo di correggerlo elettronicamente. Se intervengo sulla struttura, che è sempre comunque auspicabile, avrò il problema della invasività. La struttura dovrà essere in qualche modo modificata, con dei pannelli, delle strutture che intrappolino le parte bassa, che limitano la parte alta o che diffondono la parte alta, secondo me. Posso intervenire in maniera elettronica, e allora cosa succede? Sono io che modifico il segnale in ingresso al diffusore in funzione di quello che è la caratteristica dell'ambiente. Negli ultimi 30 anni questa strada è stata cercata di seguirla, ma ha avuto delle problematiche che sono quelle limitanti l'analogico. Perché? Perché una correzione elettronica in analogico vuol dire un equalizzatore, parametrico o lineare, quello che volete. Questo purtroppo vuol dire che quando io costruisco un filtro che agirà in una certa banda, userò dei componenti che a quella frequenza di taglio in alto e in basso avranno rotazioni di fase, introdurranno loro stesse delle variazioni del suono, eccetera. Non solo, io farò passare il segnale attraverso una macchina esterna che avrà un suo circuito analogico in ingresso e un suo circuito analogico in uscita, che comunque modificheranno il suono. Questo è chiaramente evidenziato dal fatto che negli ultimi 30 anni ci sono decine di equalizzatori parametrici, ma l'audiometro non ne usa neanche uno. Un altro motivo, e lo dico perché è importante anche questo, è psicologico ma è abbastanza importante, l'equalizzazione intesa come dare lo strumento in mano all'audiometro per poter lui stesso fare questa correzione porta normalmente a un abuso di questo sistema, in quanto non è sempre così intuitivo poter fare una correzione che possa in qualche modo essere che possa influenzare positivamente il sistema. Quindi anche quello dopo un poco finisce per diventare un giocattolo, cosa che invece non è. Ok, questo fino ad oggi. Oggi noi possiamo lavorare in ambito digitale. In ambito digitale, quando io faccio un filtro, qualunque esso sia, non è che vado a interessare l'unità fisica che è il segnale in ingresso, ma costringo la CPU di un computer, di quello che volete voi, comunque sempre computer è, a fare un calcolo. Quindi al momento che venga trovato un algoritmo che faccia quel calcolo in maniera tale da non introdurre altre variazioni che quella relativamente alla curva desiderata,
avrò ottenuto l'oggetto che rimedia al problema dell'acustica ambientale. E questo fa il DRC. Il DRC è un correttore acustico in ambito digitale, il che vuol dire che c'è un programma in stretta unione e sovrapposto al sistema operativo dell'interface, quindi è usabile solo con l'interface, e ora capirete perché, che provvede a fare sì che il calcolo che il computer fa, che la CPU fa per ricavarsi la curva in frequenza, sia influenzato dai dati che gli vengono messi esternamente. Che vuol dire, in soldoni, costringere l'interface a lavorare e a fare dei calcoli che modifichino la curva secondo la nostra volontà. Questo vi rende conto che è un grossissimo passo avanti, perché io non vado a modificare in anticipo, cioè posteriormente, quello che è il segnale, ma ciò viene fatto lì, e non viene fatto perché modifico una grandezza fisica che è il segnale acustico, ma semplicemente è un calcolo che io dico: calcola una cosa diversa. Al computer calcolare una linea piatta o una linea con delle cose, per lui il calcolo comunque è. L'importante è l'algoritmo, cioè il programma che deve fare il tecnico, l'ingegnere, chi l'ha fatto, che faccia questi calcoli in maniera opportuna. Un altro vantaggio forte del DRC è quello di essere implementato e integrato col sistema operativo. Non è un oggetto che lo mettiamo dopo. Usciamo digitalmente, abbiamo un oggetto esterno, facciamo entrare, viene fatto il calcolo, la modifica, riusciamo e andiamo al sistema. Ma è implementato direttamente dentro il software. Quindi è parte integrante del sistema operativo e del software. E questa è la seconda grossa novità, che è molto importante e che serve per eliminare tutte quelle che sono le varie problematiche dovute a cose esterne, a componenti esterni. L'ultima, come viene utilizzato? Viene utilizzato in maniera estremamente semplice, nel senso che l'operatore va in ambiente, rileva una certa curva, fa delle correzioni secondo il programma, rivela quei dati, li inserisce numericamente su una tabellina che è l'input del DRC, le trascrive fisicamente sulla LCD, sul sistema operativo, e la fa partire. Questo è il DRC. L'interface, una volta azionato, caricherà tutto, compreso questi numeri, che altereranno, secondo come era stato deciso di fare, la risposta di frequenza. L'ultima cosa, chiaramente questo prevede, cioè il fatto di fare delle curve dovrebbe prevedere che io devo andare in ambiente per poter rivelare la curva e poter dire: ok, la curva è questa maniera, io la devo modificare in questo modo. Con i lavori fatti ultimamente, con l'esperienza degli ultimi 6 mesi con Bruno, abbiamo scoperto una cosa molto interessante. Abbiamo scoperto che, e uso termini precisi perché questi devono essere, che in un ambiente medio, la parola media è fondamentale, in un ambiente medio di ascolto, come potrebbe essere questo, facendo una curva interessante media, questa curva modificherà il diffusore, e se io sposto il diffusore in un altro ambiente avrò mediamente lo stesso grosso risultato. Il che vuol dire, io faccio una curva di queste casse, l'ascolto qui, avrò un risultato eccellente. Vado in un ambiente mediamente uguale, avrò un risultato eccellente uguale. Vado in un ambiente mediamente diverso, avrò delle differenze, ovviamente di performance rispetto a quello, ma comunque le variazioni saranno sempre inferiori al grosso miglioramento che ho dentro un suo interface. Questo capite che ci semplifica un mare di cose. Fare una curva per una casa in un ambiente medio vuol dire dare al cliente una curva spedita semplicemente con la pendente, ti inserisci e avrai quella cassa in un ambiente altrettanto medio, avrà più o meno queste performance. Ripeto, uso più o meno immediatamente, proprio perché voglio rendere questo senso. Non esiste una cosa perfetta, cioè non c'è un calcolo perfetto in assoluto, anche perché il giudice ultimo è il nostro orecchio, quindi ognuno di noi poi deve essere contento della percezione che ha. Però mediamente possiamo dire che abbiamo riscontrato questo comportamento.